Ciao a tutti da Miranda. Oggi vi presento una ricetta economica facilissima da fare con le melanzane queste, che in Sicilia le chiamano tunisine, e vado a fare la omelette al formaggio. Dunque io uso praticamente le sottilette queste qua, sì, per hamburger. Potete prendere del formaggio fuso, quello che volete. Poi dunque il formaggio parmigiano, grana o altro tipo di formaggio, uno spicchio d'aglio a pezzettini che andrò a fare. Io uso appunto l'olio d'arachidi per friggere l'omelette. E allora la melanzana come va sbucciata? Vi faccio vedere il procedimento. Ma tolto appunto il picciolo che c'è qui. È facilissima, guarda, la preparate forse in 10 minuti, ma neanche, però dovete prima bollire, appunto, lessare la melanzana. Tolto il picciolo così, togliete appunto tutta la buccia intorno, tutta, tutta. Per andarla a fare poi a pezzettini piccolini in un po' di acqua messa appunto a bollire una decina di minuti abbondante, per poi fare una poltiglia così messa a scolare in un colapasta ben premuta con la forchetta o con una palettina, appunto deve venire fuori l'acquetta. Dopodiché questa polpa viene appunto messa in una ciotola per fare l'impastamento e andiamo a fare l'impastamento. Bomba! Avete sentito una bomba? Scusate. Allora, era la palettina, cercavo la palettina perché come al solito non preparo tutto. Vi faccio vedere in parte come preparare. Dunque, questa qui sarebbe praticamente, diciamo, una melanzana piccolina. Ecco, per due porzioni dovrete farne o due piccole o una grande. Quindi vado a mettere il formaggio. Poi vado a mettere dentro l'uovo, che non vi ho detto, l'uovo, vedete, un uovo intero, praticamente quasi pronta. Del prezzemolo, se lo volete tritato dentro, ma io non lo metto perché non mi piace molto il gusto del prezzemolo, però lo potete anche mettere, sì, un pochino sì. Direi proprio di sì, potete variare, potete mettere, non so, della mentuccia, del basilico. E poi vado a fare l'aglio piccolino a pezzettini, piccolino, piccolino, tipo così. Ecco, tutto messo dentro così. Dopodiché impastate bene bene e potete fare appunto l'omelette in padella con un filo d'olio per poi venire, ci vediamo dopo, per un risultato così. Fritta in una padella, vedete l'omelette, la chiudete con il formaggio che abbiamo messo dentro, la chiudete e questa è pronta l'omelette. Avete visto? Proprio 2 minuti ci vuole. Andiamo a fare l'impiattamento. Io ho preparato delle zucchine, delle, scusate, carote alla julienne, potete fare anche senza julienne. Non so, le mettete qui al centro oppure un po' di qua ai lati. Adesso vado a tagliare l'omelette, vedete, appunto è buonissima, proprio buona buona da mangiare. Scusate che prendo una forchetta. Potete farla anche al forno, io l'ho fatta in padella. Vedete, si vede appunto il formaggio che si scioglie qua in mezzo, ma poi anche è buonissima perché appunto ha un gusto fantastico. Sì, ha un gusto fantastico. Io qui ho messo del prezzemolo, quindi quella lì che ho fatto prima era senza prezzemolo, questa invece l'ho fatta con il prezzemolo perché l'ho divisa in due parti. Quindi con il prezzemolo, sicuramente è più buona. Credo proprio di sì. Un bacio da Miranda e alla prossima. Ciao.